250.000 euro per aiutare i cittadini di Ravenna che hanno subito danni dall'alluvione. Il fondo viene messo a disposizione dall'ACRI, l'associazione che raggruppa fondazioni e casse di risparmio, e sarà gestito dalla Croce Rossa, Comitato di Ravenna, grazie ad un accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Complessivamente l'iniziativa di ACRI è riuscita a raccogliere 3 milioni per far fronte all'alluvione in Romagna. 1,5 milioni è dedicato alla provincia di Ravenna. Prossimamente verranno presentati i piani per la gestione dei fondi anche sui territori di Faenza e Lugo, dove però le Caritas prenderanno il posto della Croce Rossa. Il modulo per presentare domanda da parte dei ravenati è disponibile sul sito della Croce Rossa di Ravenna o potrà essere ritirato nella sede di Via Gorizia. I fondi a disposizione potrebbero anche aumentare. Un fondo che potrebbe anche aumentare, perché la sensibilità, l'evento tragico colpisce ancora la sensibilità di molte persone che ancora si propongono per contribuire con delle donazioni importanti e per aiutare le popolazioni colpite. Come verranno vagliate le domande che arriveranno? Allora, costituiremo al più presto, anzi proprio in questi giorni, la commissione che dovrà valutare le istanze e verranno valutate in relazione a tutti quei criteri che sono indicati nel modulo che le persone potranno trovare sul sito web, cioè in relazione alla entità del danno lamentato e parzialmente dimostrato, almeno parzialmente dimostrato, e in relazione anche ma non è discriminante del tutto, anche in relazione a quanto abbiano già avuto meno. È ovvio che chi non ha ancora avuto niente, perché io purtroppo ho sentito persone che addirittura non hanno ancora avuto niente, quelli probabilmente riusciremo ad individuarli e privilegiarli per primi e poi a seguire anche gli altri in relazione alla documentazione che riceviamo e in relazione agli scaglioni che abbiamo stabilito. Appunto, la documentazione da presentare qual è? È la stessa, richiediamo la stessa documentazione che è già stata presentata per i ristori già stabiliti dal governo, questo per darci la certezza del fatto che quelle persone siano state colpite dall'evento e in parte anche dell'entità dell'evento, anche se le pratiche con rispetto ai benefici del governo non sono ancora completate, però ci può dare certamente un buon indizio circa anche non solo la verità dell'aver subito l'evento, ma anche circa il tipo e l'entità del danno lamentato.